per l'intervista del padre Fernando. Eccoci qui, è trascorso un anno dall'ultima intervista al grande Marcella Christian, che è diciamo uno dei cultori della popolarità veliterna. Lui suona da discendenti, diciamo, l'organetto e anche la fisarmonica. Sì. E come avete visto l'anno scorso, diciamo, abbiamo fatto già un annuncio, diciamo, per la Befana, un buon anno, diciamo, l'anno scorso. Adesso lo riproponiamo con la solita pasquella. Allora, però facciamo un sunto, diciamo, di come è successo, sì, come si è svolto quest'anno per te. Ma, allora, per quanto riguarda le novità televisive, ci sono state le altre? No, per il momento no. No, sono cose precedenti. Sì, perché io non mi occupo di altre cose, questo lo faccio come hobby. Come, come hobby. Ma se dovesse capitare io... Se a me mi farebbero una proposta, io... Sì. Vedo che sei quest'anno anche in compagnia della signora, sì, che suona il tamburello. Lei si è aggiunta, Alessandra si è aggiunta, diciamo, al gruppetto, certo, per la pasquella, diciamo. E questa è una andrete cosa a suonare da qualche sera, sì, fra qualche sera in poi, diciamo, certo, no? Certo, sì. Che poi sarebbe da suonare la notte del 5 gennaio, perché è una canzone d'augurio, diciamo, per l'anno che verrà. Comunque io dici qualcosa tu in merito alla pasquella. Io infatti evito di farla nei locali la pasquella, sì, perché si perde la tradizione. Sì. Perché se uno la sente, la comincia a sentire spesso, troppo spesso, dopo, quando arriva quel giorno che la deve sentire, non c'è più gusto. Non c'è più gusto, sì. Va bene, allora ripartiamo con la pasquella. Christian, Marcella, okay, ci fa pure rima. E la signora Alessandra, cognome Vita. Allora partiamo, Ai, attacca! We'll be right back.
grazie. Un saluto per un fine 2018 splendente e per un ottimo 2019 a tutti da Prode Fernando, Marcella Cristian e Alessandra Vita. Ciao! Ciao!